solidale, quest'anno andiamo a caccia di saraceni. Saraceni che hanno ripercorso la nostra città nelle varie epoche, saraceni e quindi anche leggende legate ai saraceni, come i leoni del Duomo che si rianimano in una notte per farli scappare via. E tutto questo è per raccogliere fondi per l'orfanotrofio House of Flowers di Kabul, quindi vi chiediamo di donare almeno, insomma, una piccola somma. Chi può fare di più sappia che è molto ben impiegata. Abbiamo punti raccolti in tutta la città e si può fare anche al momento qui giù al comune prima della partenza. Alle 20 ai portici, sotto i portici del comune. Il parking urbano anche quest'anno un appuntamento molto atteso da tanti che negli anni hanno seguito questo evento. Ed è veramente molto partecipato, quindi l'invito è a tutti di partecipare, perché è interessante sempre scoprire quegli angoli della nostra Salerno che a volte non conosciamo, anche perché presi sempre da uno stress quotidiano non riusciamo a fermarci come vorremmo per ammirare, per conoscere al meglio quella che è la storia della nostra città. C'è sempre da scoprire qualche cosa, in modo particolare quest'anno la visita, come al solito, è una visita animata, dedicata ai saraceni, quindi a gareni, come erano chiamati una volta, santi e pirati. Il pericolo veniva dal mare, dobbiamo ricordarci che noi nel nostro stemma abbiamo il nostro patrono San Matteo, il suo motto è, o almeno il motto che viene citato è Salerno è mia e la difendo, proprio insomma la leggenda racconta di questo miracolo che appunto fece San Matteo, che fece arrivare una tempesta quando Salerno era minacciata dall'invasione dei saraceni. Ma queste ed altre leggende le potremo ascoltare in occasione di questo trekking urbano, e quindi venite tutti perché ci divertiremo, ma soprattutto potremmo anche partecipare con un minimo di contributo a un momento di solidarietà, perché il ricavato andrà tutto per un orfanotrofio che ormai l'associazione Erkenperto da anni sta curando in Afghanistan, quindi una doppia finalità che sicuramente non mancherà di cogliere il cuore di tutti quanti noi salernitani. E stiamo preparando noi attori e attrici che parteciperemo al trekking della solidarietà il 24, venerdì 24, dalle ore 20, mi raccomando non mancate. Stiamo organizzando qualcosa di interessante e pare che stiano arrivando i pirati. Questi pirati saranno accettati bene in città, saranno bene accetti, ma o forse porteranno un po' di scompiglio. Qualche novità? Venite il 24, vi aspettiamo, grazie. E insieme a Marco Reggiani il 24 sarò con l'associazione Erkenperto a partecipare a questo bellissimo evento che ogni anno appunto Paola organizza. Noi nello specifico quest'anno animeremo il quadriportico del Duomo e ci sarà Ariadeno Barbarossa che diciamo è tornato una volta tanto appunto per fare una buona azione per questi bambini dell'orfanotrofio, e ci sarà da divertirsi, sarà un pezzo molto molto divertente e anche interattivo, quindi chi parteciperà al trekking parteciperà anche al nostro pezzo, quindi state pronti. Anche questa volta volentieri siamo a fianco di Erkenperto nella scoperta della nostra città, e soprattutto ci piace, diciamo, dire con una battuta che i saraceni questa volta sono tornati per fare qualcosa di buono. Infatti diciamo che abbiamo scelto questa come tematica della nostra visita guidata, e quindi porteremo tutte le persone in giro per Salerno a scoprire i luoghi in cui i saraceni sono giunti o insomma ci sono delle storie legate a loro, e andremo a scoprire questi tesori, alla caccia di questi tesori nella nostra città.